Il campionato mondiale Wimix Cut 2023, parliamo di motonautica più in generale, che è in corso al porto degli Argonauti a Marina di Pisticci. Un bellissimo momento che abbiamo avuto modo di raccontare attraverso la conferenza stampa di presentazione, ma vogliamo assolutamente entrare nel vivo. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle prove libere e vi faremo vedere anche delle immagini riferite proprio a quel momento. Ci colleghiamo con Antonio De Nicolò, che è l'amministratore delegato del Porto degli Argonauti. Buongiorno. Buongiorno a tutti le telespettatrici e telespettatori. Grazie, Buongiorno a voi, grazie signore. ingegnere. Un bellissimo momento del resto e lo vediamo anche dal suo entusiasmo che ha accolto con particolare favore questo appuntamento di rilievo mondiale. Che cosa sta accadendo e che cosa accadrà nelle prossime ore? È vero, è un rilievo, è un evento molto prestigioso di rilevanza internazionale. È in corso a Marina di Pisticci, al porto degli Argonauti, la seconda tappa italiana della, anzi, è anche il primo Gran Premio della Basilicata, della gara di motonautica mondiale X-CAT, è la categoria regina dell'offshore. Oggi e domani avvengono le prime gare. La prima gara è oggi, la seconda gara è domani. Partiremo fra poco con le prove libere, poi alle ore 12 ci sarà la gara per la pole position e alle 15:30 la prima gara. Stesso programma per domani nella intera giornata. Alle 17 sia di oggi che di domani ci saranno le premiazioni. È un evento importante e un successo, non solo per la regione Basilicata, ma per ovviamente Marina di Pisticci e il porto degli Argonauti. Sono in gara 9 team provenienti da 3 continenti e stanno offrendo uno spettacolo entusiasmante, seguito non solo dagli spettatori locali che si possono posizionare sull'intero litorale che da Porto degli Argonauti va verso Lido di 48, ma viene seguito anche da un enorme numero di spettatori, grazie alla presenza di network televisivi come il vostro, ma anche quelli di carattere nazionale e internazionale. Esattamente, come giustamente ricordava nel suo racconto, una vetrina prestigiosa, importante, un motivo di soddisfazione anche per voi che operate su quel territorio da tempo e che si è dimostrato assolutamente essere all'altezza di un appuntamento così prestigioso. È vero, la cornice ideale per questi eventi è proprio rappresentato dalla nostra regione, dal nostro mare, dal nostro porto. Ricordiamo che la Basilicata è la regione dei due mari, ha 3 porti turistici, di cui il nostro è stato il primo, Porto degli Argonauti, il primo Marina Resort che è stato certificato 5 ancore d'oro dalla prestigiosa Day Yacht Harbour Association, con 5 ancore d'oro per i servizi resi ai diportisti, una sorta di classificazione come le stellette degli alberghi. Dicevo, 3 porti che offrono la possibilità di ulteriori porte d'ingresso nel territorio lucano, proprio per far visitare e godere la grande varietà del paesaggio, le immense ricchezze del patrimonio archeologico e storico e ovviamente la qualità anche dei prodotti enogastronomici. È un enorme successo per l'intero territorio lucano. Grazie, grazie ingegnere per averci fornito questa anticipazione. Torneremo sicuramente a parlarne e le auguro una buona giornata. Grazie, grazie anche a voi e aspetto tutti i telespettatori e tutti i cittadini presso il Porto degli Argonauti. Ricordo che l'ingresso è libero e si può godere oggi di una magnifica giornata sportiva. Assolutamente, assolutamente, una bellissima giornata. A presto. Grazie.